Bene, ora diamo la parola a un sindacato, al CUB, alla CUB, che è l'unica che difende i lavoratori, che difende gli studenti, che c'è a fianco delle prime manifestazioni e che difende contro il Green Pass e contro le imposizioni del governo Draghi. E noi qua a Padova collaboriamo con la CUB già da qualche settimana, ormai da qualche mese, e nelle manifestazioni anche davanti al BOA, quindi siamo contenti che abbiano partecipato alla nostra manifestazione e speriamo che la collaborazione continui sempre così, solidari per gli studenti e per i lavoratori. Grazie. Parola a Grazia. Ah, scusate, grazie Anna. E dimenticavo, allora noi abbiamo pensato di adesso passano le nostre ragazze e abbiamo pensato di raccogliere delle offerte, ovviamente offerte libere, quello che ognuno si sente, se si sente di dare qualcosa per le spese un po' organizzative, per le casse e quant'altro. Chi si sente di lasciare qualcosa, ci fa un grande piacere, se può contribuire economicamente basta qualsiasi cosa, anche un piccola moneta. Passeranno le nostre ragazze, Anna e Silvia, con le casse. Grazie. La parola a Grazia. Grazie a voi, grazie agli studenti contro il Green Pass che hanno messo in piedi questa bellissima manifestazione. Oggi abbiamo riallacciato, messo in piedi di nuovo una saldatura fra gli studenti e i lavoratori dell'università, fra gli studenti e gli operai, fra gli studenti e i docenti, cioè coloro che insegnano. All'interno dell'università di Padova c'è una lunga storia di lotta che ha visto insieme studenti e lavoratori dell'università, personale universitario. È stata una lotta di scioperi anche di 20 giorni, è stata una lotta di grandi manifestazioni che dal 1969 ad oggi hanno avuto vari temi, ma il tema centrale, lo ha ricordato l'intervento prima di me, il tema centrale è quello che noi non vogliamo un'università che sia un esamificio, non la vogliamo. Prima che questa università lo diventasse, la capacità di parlare, pensare ed agire era unita. Cioè noi oggi siamo qui una minoranza capace di pensare individualmente e pensare collettivamente, ma anche di agire individualmente e di agire collettivamente. Questo per un sindacato di lotta e per la difesa dei lavoratori è molto importante, perché il sindacato, come noi lo concepiamo, è uno strumento per la difesa e la tutela che ogni lavoratore deve agire e che noi siamo pronti a mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono fare sindacato, non come fanno CGIL, CISL o altre organizzazioni. Sono organizzazioni che sono al servizio del padronato, che hanno firmato negli ultimi 30 anni solo contratti peggiorativi, che hanno aperto la strada ai licenziamenti e che oggi sono compattamente per il Green Pass e accettano. Che vergogna che migliaia di lavoratori siano lasciati senza stipendio, anche se malati, anche se senza capacità di potersi fare il tampone, senza possibilità di un'alternativa, solo perché loro sono da quella parte e hanno venduto tutti i nostri diritti. Vergogna! Vergogna! Rimettere in piedi un sindacato non è facile, non è una cosa che si fa in 5 minuti.
ma rimettere in piedi un sindacato utile, un sindacato che dice no, un sindacato che sa alzare la testa, un sindacato che è per le pensioni, per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per l'università, per tutti, per la scienza al servizio degli esseri umani. Un sindacato così dobbiamo farlo, e possiamo farlo solo insieme. La mia generazione vede in voi che siete qui e in tanti altri che sono giovani nelle piazze italiane la possibilità di costruire un passaggio del testimone fra quelle che sono state le nostre lotte, fra quello che noi abbiamo imparato dalla vita e quello che voi potreste fare. Solo voi potete decidere di fare così, di esserci, ed è con grande gioia che io vi chiedo, fatelo, siate coraggiosi, rompete tutto, nel senso di rompete gli schemi, distruggete l'università al servizio delle multinazionali e al servizio del profitto, ricostruite un sapere critico. Noi siamo con voi. Grazie.